Sono short. Amici cari, buongiorno. Ultimo giorno. Allora, ci siamo svegliati nel nostro bellissimo albergo a Middletown. La Middletown sbagliata, per chi non si fosse perso questo dettaglio. E in casa guardate il video prima che spieghiamo il perché. Però una cosa è fantastica, c'è la colazione inclusa. E quindi adesso la filmerò. Ed eccoci, poi è rotto, ma qua ci sono. Oh, guarda, sfortuno scherza. Non mi hanno messo i miei cereali perché i mini muffin che sprecano tantissima plastica. E comunque niente, allora ci mettiamo del bellissimo burro d'arachidi sopra questo waffle con poi un po' di cereali super zuccherati, molto zuccherati. Eccoci pronti per The Last Dance. Torniamo verso New York City e nonostante ieri facesse comunque caldo, oggi è fresca, Si va verso sud, verso Newark. Comunque a nord di New York, benzina 3,07 dollari al gallone. E tra l'altro c'è anche il servito perché c'è l'omino che te la fa. Allora, 26 dollari, 8,5 galloni. Quindi un gallone sono quasi 4 litri, fate voi i conti. Pace e amore. Eccoci! Sei triste? Un po'. Perché lasciamo la macchina? Dove stiamo partendo? Allora, la macchina è stata consegnata, tutto per il meglio. Adesso noi avremo una lounge. Ciao macchinina, è stato un piacere. 1300, quanti? 60. 1360 km fatti assieme in una settimana con la belva. Non piangere, non piangere. Fallo per i nostri followers. Non piangere per i nostri followers. I followers. Ma guardate, c'è anche un brutto. Allora, abbiamo lasciato la valigia e niente, adesso stiamo cercando la lounge, ma cioè sembrano le fatiche di Asterix e Obelix, gente che si deve andare su, poi fai su, ci c'è di andare giù, si vede che non siamo più abituati a essere ricchi. Allora, forse l'abbiamo trovata, vediamo se ci accettano, siamo più questa. Fega! C'è del cibo gratis, qua tutta infinita, tutti vestiti bene, noi in tuta. Ci hanno rimbalzato, ci abbiamo provato, ma non eravamo abbastanza fans. Siamo poveri, ma l'ha fatto in un modo sì, molto carino. Sì, perché è quella Polaris questa, quindi ci devi proprio avere tanti soldi polarizzanti. Praticamente questa era quella di quelli ricchi della prima classe, quelli tipo che si sdraiano, che mangiano il caviale, le ostriche, le cose buone sugli aerei. Noi invece siamo a quella tipo, quella degli scaccioni. Terza classe. Sì, esatto. E quella che sul Titanic è morta per prima. Guarda qua. Che è morta per prima. Guarda qua. E quindi noi, ma non noi moriremo per primi, per secondi, ma non per primi. 56 euro a biglietto maggiorato, sicuramente sarà un servizio incredibile. L'aeroporto è grande, maestoso. E lì c'è un market gourmet, Lorenzo, questo è per te. Dovremmo essere, comunque ascendiamo al cielo, quindi comunque questa cosa dà sintomo di ricchezza. Guarda, c'è una persona con la Louis Vuitton che scende. Quando cioè, ci ha guardato proprio da siete degli occasionali. Sì, sì, sì. Oh, eccoci qua, siamo arrivati, è questa. Sembra incredibile, ma siamo dentro. Ti senti già una persona? Cioè guarda, ci sono anche ci sono le mele incartate, guardate, dell'acqua con del limone. Ci sono anche dei super gadget con una tour date inutili, però ci sono. Posso dirlo? I migliori 56 euro a testa, miglior spesa della mia vita. No, vabbè dai, guarda. Solo per fare un giro. Guarda, c'è anche dell'insalata, signora, che sta mangiando della verdura. C'è la gente che si spaparanza proprio senza ritegno. Si vede che non sono troppo ricchi, sono quasi dei ricchi. C'è anche il concierge. Ti chiamano e ti dicono, venga, questo è il suo volo. Troviamo, cioè c'è quella cosa che è la cosa più bella del mondo. Il bar. Allora, adesso andiamo a mangiare. Dovrebbe essere tutto incluso. Dovrebbe, spero. Allora abbiamo un sacco di panini, cose, cetriolini, cose e altri panini.
molto interessanti con delle salse. In qua ci sono zuppe di ogni tipo, nachos, paste, patate, persone grosse, cici, c'è anche della quinoa e basta, altre salse. Ho preso dei nachos con della salsa e anche del lupo perché mi sembrava molto aristocratico. Adesso torno a prendere dell'altra roba. Gin tonic gratis. Finisce malissimo. Non serve la melatonina sull'aereo. E basta, e poi dell'insalata, la quinoa. E niente, io ho dovuto dire mentire alla tipa e dirgli che eravamo in sé. Penso che quando andremo sull'aereo e serviranno la cena, non si sarà mangiato. Con un buon espresso, dichiaro concluso questo vlog, questo daily vlog durato 10 lunghissimi giorni. Andate in pace, fratelli e sorelle, vi assolgo da ogni male, nel nome del caffè, dell'espresso. Potete mettere un mi piace a questo video e andare in quel posto che si chiama... Come si chiama? Scherzo, vi voglio bene, dai, ciao! Fare un po' più piccolo.